Tanto sport e un po' di cronaca nel consueto appuntamento della tarda serata della domenica. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo subito perché abbiamo diverse cose da proporvi. Andiamo al centro di riabilitazione della Fondazione Mike a Pistoia, dove nei giorni scorsi c'è stata una iniziativa molto molto interessante e gradevole. Siamo alla Mike, periodo di Natale, per una bella iniziativa per dare gioia a questi ragazzi. Ancora una volta e anche quest'anno per le festività natalizie ci troviamo con gli ospiti della Mike insieme agli studenti del Pascini per riuscire a portare a termine questo progetto di animazione grazie alla Farcom e al contributo della stessa, che ha permesso a questi studenti di sperimentare da vicino un vero atto di solidarietà e di relazioni umane particolari. In questa mattinata di gioia trascorsa con gli ospiti, loro assaporano veramente che cosa significa amare il prossimo e donare al prossimo semplicemente attraverso le passioni che contraddistinguono questi studenti un momento gioioso per vivere insieme questo periodo natalizio. È veramente un'emozione unica e indescrivibile condividere la nostra passione con persone che ci ascoltano, adorano quello che facciamo, veramente, veramente bello, commovente. Non è il primo anno? Non è il primo anno, infatti questa è già la seconda, per alcuni anche la terza volta che partecipiamo a questo progetto, ed è davvero bellissimo poter condividere la nostra musica, soprattutto con queste persone che sono in grado di dare un amore veramente spropositato, senza limiti, è fantastico. L'associazione Noi del Pascini, tra le sue finalità istituzionali, vuole cercare di offrire attraverso progetti mirati la possibilità agli studenti di sperimentarsi non solo nell'ambito dell'apprendimento educativo che viene all'interno del contesto scolastico, ma anche di sperimentarsi in nuove relazioni umane, in relazioni sociali e in attività di volontariato, come rappresenta proprio questo progetto. Doppio evento per la misericordia di Uzzano, che nel programma dei festeggiamenti dei 350 anni ha organizzato due giornate nelle quali erano previste la premiazione di un concorso di attività manuali per le scuole e l'inaugurazione di tre nuove autovetture. Nella giornata di domenica scorsa, durante la Santa Messa, c'è stata la premiazione dei volontari che si sono distinti nel corso del 2022, dopodiché sono state inaugurate tre autovetture destinate ai servizi sociali, tre macchine con alimentazione GPL che sono andate a rinnovare il parco automezzi. Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco di Serravalle, Piero Lunardi, ha acceso l'albero di Natale che è stato collocato davanti al Palazzo Comunale di Casalguidi. Si tratta di una scultura luminosa dell'artista Marco Lodola, che attualmente sta esponendo le sue creazioni a Manhattan, a Seul, a Forte dei Marmi, a Siena, in Piazza del Campo. Al vertice dell'albero, al posto del classico puntale, fa bella mostra di sé una colomba simboleggiante la pace, quella con la P maiuscola che ci vorrebbe anche in questi giorni. Andiamo a Maresca, dove è arrivato Babbo Natale accompagnato dal coro Light Gospel. Siamo a Maresca. Ci hanno detto che ci dovrebbe essere Babbo Natale. Guardiamo se lo troviamo. Ora Babbo Natale, come sono questi bimbi? Come sono? Questi bimbi sono fantastici. E poi quest'anno mi hanno preparato una casina, come tu vedi, favolosa, che invece di trattenermi un giorno solo mi tratterrò qualche giorno in più. Per contestare questi bambini, tutti molto gentili, domande molto particolari, mi hanno fatto tutto il giorno, sono proprio contento, hanno portato un buco di letterine, cercheremo di accontentarli per Natale. Ma se non vedo nessuno, o dove sono tutti?
Firenze, Light Gospel Choir di Firenze. Io sono Letizia Dei e siamo felicissimi di essere qua a fare questo concerto per questa comunità che si è impegnata per averci. E con me ho sempre Federico Pacini alle tastiere e Marco Corsinotti alle percussioni. Ormai siamo una squadra abbastanza collaudata, sono 15 anni che facciamo musica insieme e il coro è veramente entusiasta di questa occasione. Ecco, c'è rimastata Montagna, a Maresca in particolare? A Maresca, devo dire la verità, no. Sono abbastanza curiosa però di vederla sia innevata, ma forse anche di godere un po' del fresco in estate. Speriamo presto di ritornare. Da Maresca a Pontito, paese della Valleriana Pesciatina, dove c'è la Via dei Preseti. Anche Pontito ha la sua Via dei Presepi. Da qualche anno la frazione della Valleriana si colora di suggestivi personaggi creati in legno stoffa dagli abitanti. Anche se le persone che vivono in paese sono realmente 18, quelli che si sono trasferiti a valle tornano nel periodo natalizio per decorare la via centrale fino alla chiesa. E si è cominciato prima del Covid a fare qualche presepino qua e là. Poi la cosa ci ha un po', come si dice, presa la mano. Ci ha presa la mano, sì. E negli ultimi 2 anni abbiamo messo il telo, abbiamo cominciato con prima presepini piccoli. Poi già l'anno scorso ci venne in mente di fare queste figure che ora qui ce ne sono qualcuna in più, insomma, che si sono messe lungo tutto il paese per segnare, in pratica per segnare il percorso da fare, sì. E poi dall'anno scorso, che erano praticamente completamente bianche, senza nessuna riga, quest'anno le abbiamo data un po' di forma perché ci sembravano un pochino più realistiche e gli abbiamo dato qualche spennellata di colore, che purtroppo l'acqua, qualcuno forse non era tinta tanto granché buona, vedo che ce l'ha portata via. E ci è venuto in mente più che altro per cercare di farlo conoscere un po', per vedere se magari si rianima un pochino, perché il paese è grande, difatti si fa solo questa strada perché non ci si fa. Mm-hmm. Faccio conto che siamo in 6-7 a fare queste cose e nessuno che abita qui si viene tutti da Pescia. Siamo nativi di quassù, però il cuore è rimasto qui, sì, e quindi si viene in su tutti i fine settimana, qualche cosina per volta si cerca di portare avanti per vedere. Si spera che qualcuno lo venga a vedere e che si innamori come ci siamo innamorati noi. Beh. Tutto facile per la Giorgio Tesi Group nell'ultima giornata del girone di andata contro Rimini. Oggi ultima giornata del girone di andata, 13ª partita, Pistoia vince e vince nettamente anche contro Rimini per 79-62, una partita che di fatto non è mai stata in discussione dopo il primo canestro di Rimini da 3 punti, che tra l'altro ha coinciso ovviamente con il lancio di Pupazzetti, lo ricordiamo, di Peluche in campo. Oggi tornava il Teddy Beer Boss, questi Pupazzetti che poi sono stati donati, saranno donati al reparto di neonatologia e pediatria dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, diretto dal dottor Agostiniani. Quindi dicevo, dopo il primo canestro di Rimini, una Pistoia che a quel punto ha cambiato completamente la partita, sempre stata avanti, vantaggio anche di 28 punti, gara mai in discussione. È vero che a Rimini mancava il centro titolare Ogbede, ma non, soprattutto sotto le plance la formazione romagnola ha sofferto tantissimo. Alla fine sono stati 47-26 i rimbalzi, 4 giocatori in doppia cifra, 15 del Chiaro, 13 della Rosa, 12 Varnado, 10 Copeland, per dimostrare che Pistoia ha giocato una partita di squadra. Per Rimini 24 di Jazz Johnson, che ha dimostrato anche oggi grande talento offensivo, ma che di fatto nel primo quarto e comunque nel primo tempo è stato marcato benissimo alternativamente prima da Widder e poi da Pollone. Quindi una gara, come dicevo, mai in discussione. L'unica amarezza è che Pistoia alla fine arriva terza alla fine del girone d'andata,
dovrà giocarsi il quarto di finale per l'accesso alle Final Four a Cremona, quindi disagevole sia per la trasferta sia perché si giocherà con una squadra molto forte. Sono estremamente contento di questo girone di andata. A fine abbiamo perso 3 partite in trasferta contro le squadre che insieme a Udine probabilmente sono le migliori. Sicuramente non ci ha avvantaggiato il calendario nell'ottica di avere tutti gli scontri diretti fuori, però essere primi a pari punti alla fine del girone di andata significa che comunque la squadra ha fatto un buon lavoro. Dal successo facile della Giorgio Tesi Group al pareggio sul campo del Ravenna della Pistoiese 1-1. Al Bruno Benelli di Ravenna, Ravenna-Pistoiese 1-1. Si dividono la posta in palio, gli arancioni con i giallorossi, un punto a testa. Una bella partita per tutti i 95 minuti. È successo tutto nella ripresa. Al gol di Di Biase ha risposto nella finale Abbey. Si inizia con un minuto di silenzio in ricordo di Siniša Mihajlović, il tecnico serbo scomparso a soli 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Poi si parte, un primo tempo che nonostante le condizioni non ottimali del campo è brillante, una botta e risposta fra le due squadre. Il Ravenna subito più propositivo, creando qualche difficoltà alla difesa arancione. Poi sale in cattedra anche la Pistoiese e ha una bella reazione, procurandosi diverse occasioni. Prima con Meic e con il portiere Venturini costretto a spedire in angolo. Al 15° è Macri ad impegnare l'estremo difensore giallorosso e ancora un corner. Dall'altra parte il Ravenna trova un palo con Guidone. Ultimi minuti del primo tempo concitati, cambi di fronte con un Barzotti ispirato. 0-0 e tutti negli spogliatoi. Stessi 11 per Ravenna e Pistoiese alla ripresa della sfida. Pistoiese entrata in campo con un piglio giusto, un nuovo atteggiamento, ma il primo squillo del secondo tempo è del Ravenna con Marangon. Risponde la squadra di mister Consonni con la bella punizione da ghiotta posizione, ma Caponi trova il palo a dirgli no. Momenti delicati dalle parti di Urbietis, che poi mette tutto in sicurezza. Cresce un po' di tensione in campo, i ritmi restano alti. Mentre c'è una protesta da parte del Ravenna che vorrebbe un calcio di rigore per un presunto fallo in aria, ma l'arbitro non è della stessa opinione. Al 69° è la Pistoiese a sbloccare il risultato, grazie alla rete di Di Biase di testa su sviluppo di a calcio d'angolo. Quinto gol per lui stagionale, 1-0 per gli arancioni. Partono anche i cambi sia per il Ravenna che per la Pistoiese, con un Ravenna che cerca di dare più peso al reparto offensivo. Diverso discorso per la Pistoiese, decisa a difendere il vantaggio. Ma sul finale, all'87° i giallorossi pareggiano i conti con Abbey, 1-1. 5 minuti di recupero, su alti giri, ma finisce così, con un pareggio, tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Ottima prova comunque della Pistoiese, su tutti i Macri, bene la difesa di Biase, autore della rete del parziale vantaggio, buon esordio in arancione anche per il nuovo arrivato Pietro Vassallo. Dopo partita di Ravenna Pistoiese, in silenzio stampa la squadra e lo staff tecnico, però ha parlato, molto interessante quello che ha detto, il direttore sportivo Rosati, oltre all'allenatore di Ravenna. Direttore, alla fine Ravenna è arrivato un pareggio sul finale, una bella partita però si è vista in campo. È un'ottima squadra, la nostra e anche loro. Diciamo che per me i punti meritavamo forse qualcosina più noi di loro, però prima della partita avrei messo una firma per il pareggio c'è stato e quindi lo accettiamo ben volentieri, anche se parliamo di rincorsa alla Giana e i 3 punti ci sarebbero serviti come il pane. Però io ho già detto anche alla squadra di pensare già a mercoledì perché è una partita difficile, anche la Giana ci avrà difficile. Il girone di ritorno è sempre un altro campionato, per cui dobbiamo continuare così. I ragazzi stanno facendo molto bene, si devono confermare su questo. Stiamo facendo una serie utile, peccato lo scivolone di San Mauro che è quasi inconcepibile, ma abbiamo avuto, sapete benissimo perché abbiamo perso, per cui... Oggi tra l'altro mancavamo anche di Pertica, però il sostituto ha fatto una grande partita, non è Pertica ma ha dimostrato di fare molto bene. Quindi
poi qualche altro rinforzo arriverà. Per quanto riguarda, ti anticipo la domanda, per quelli che sono andati via, hanno chiesto di andare, per cui noi non teniamo diciamo per forza nessuno, però verranno sostituiti adeguatamente. Però Di Biasio si sentirà di tenerlo comunque fino alla fine del campionato? Di Biasio senz'altro, anche se lo cederemo a gennaio, lui rimarrà con noi fino a giugno. Ma questo perché, così lo spiego una volta per tutte, Di Biasio è a parametro, e il parametro anche in Serie A, volendo, non supera i 93.000 euro. Però c'è qualche furbone, diciamo, di collega con qualche procuratore, potrebbero portarcelo via con una C e poi darlo loro la A. Per cui noi dovremmo fare un'operazione a gennaio con una squadra, con società serie, che ce lo pagano anche bene, e soprattutto noi teniamo che il ragazzo non vada in primavera, vada con una squadra che già lo porta in prima squadra. Poi è nella rosa, nell'organico, però gli faccio saltare a piedi pari la primavera, perché sarebbe farlo tornare indietro, perché poi si ritrova che tra 2 anni va in C, che è la C, l'interregionale, come lo facciamo noi, c'è poca differenza. Per cui, ecco, questa è la motivazione. Oggi abbiamo visto dal primo minuto anche Vassallo, uno dei nuovi arrivati, mi sembra che abbia fatto una buona prestazione. Sì, molto bene, il ragazzo era partito un po' timoroso, poi è uscito, teniamo conto che è anche una quota, un 2003. Peccato che non ho potuto esordire Andreoli, ma sicuramente sarà della partita mercoledì e spero che faccia la stessa cosa. La corsa è ancora aperta, il Pistoiese ci crede ancora al campionato? Per me sì, ma non perché non voglio disconoscere il valore della Gianni Erminio, perché i numeri parlano a loro favore. Loro, a differenza nostra del Ravenna stesso, che reputo le due squadre tecnicamente più forti del campionato, hanno avuto la fortuna di poter confermare l'organico dello scorso anno. Pensate voi se noi potevamo confermare l'organico dell'anno scorso, dove stavamo in classifica adesso. Secondo me doppiavamo i punti, per cui loro hanno avuto questo. Noi purtroppo abbiamo forse perso tempo quest'estate, io ero amareggiato della situazione, non riuscivo a smaltire la rabbia, e forse qualche errore è stato fatto nel, diciamo, nell'organigramma tecnico. Però ecco, stiamo venendo fuori, e credevo in questi ragazzi quando mi parlavate che nessuno segnava, alla fine segnano tutti, per cui vedete. Anche perché io non credo che una squadra debba avere uno che segna 20 gol e gli altri ne fanno uno. Non mi piace, perché la domenica che lui non segna, perdi la partita. In questo modo ormai siamo arrivati 5 De Biasi, 5 Macri, 4 Barzinotti là, e quindi arriveremo poi, visto che è partito una prima firma come Citro, sarà sostituito da un altro valido attaccante. Però anche dopo che abbiamo subito gol, comunque avevo la sensazione che potessimo riacciuffarla, perché da quel lato lì credo che questa squadra abbia fatto un salto di qualità non indifferente, e quindi sono molto contento. È chiaro che quando magari sei un po' indietro così pensi, speri di vincerle sempre, ma non è possibile. Questo invece secondo me è un risultato buonissimo contro, come ricordavi tu, un'ottima squadra. Voi da fuori secondo me non ve ne rendete conto, il campo, no, ma se ci mettete i piedi dentro è una cosa veramente impossibile. Io non so, questi ragazzi qua, tutti quelli della Pistoiese, i nostri, vanno veramente elogiati, perché fanno una partita del genere su un campo che è veramente impossibile. La Pistoiese ha giocatori di qualità, forti davanti, sono molto pericolosi, hanno questo ragazzo del 2005 molto interessante, e dietro è una squadra di categoria, difficile fargli gol, è la migliore difesa del campionato. Io sono contento anche perché abbiamo creato 3, 4, 5 situazioni pericolose per far gol, abbiamo fatto un gol di pregevole fattura, e quindi sono da quel lato lì, io sono molto contento. Io credo che Ravenna oggi abbia fatto una prova e sta dando continuità alle partite che precedenti. Sicuramente un mese fa o così una partita del genere non la rimediavi, non la portavi a casa contro un avversario così forte. Adesso invece puoi anche perderla, perché alla fine puoi anche perderla, però la perdi da squadra, la perdi a testa alta, e questi ragazzi qui quando fanno una partita del genere non puoi rimproverare niente, perché veramente
a livello di impegno, di attaccamento alla maglia, di coesione tra di loro, danno veramente tutto. A noi creiamo tanto, anche oggi tra Dorsi e anche dalla parte della Grazioli, Lisi quando è entrato, a Bay stesso, non so quante palle in aria mettiamo, e dobbiamo diventare più bravi, più concreti, più cinici, più forti, dobbiamo creare più palle gol per il volume di gioco che facciamo. Questo è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Sempre Serie D, facciamo un passo indietro, ieri si è giocato al Bellucci di Agliana, un derby molto atteso, quello fra Aglianese e Prato, ha vinto la squadra di Ciccio Baiano per 2-1. Nell'ultimo periodo, no, aveva vinto 6 partite di seguito, non si vince per caso, non perché ti chiami Prato, vinci le partite, perché ha nella rosa giocatori molto importanti, allenati da un allenatore molto bravo. Oggi probabilmente siamo stati più bravi noi, ma capita. Non è che le squadre che devono vincere il campionato possono vincere tutte le partite. C'è stato e c'è grande rispetto per il Prato, infatti la squadra ha dimostrato di avere rispetto e l'ha affrontata così, rispettando molto l'avversario, ma allo stesso tempo quando ha avuto la possibilità di ripartire gli ha fatto male. Io voglio vedere una partita di calcio giocata bene qua. Al netto di questa situazione? All'ordo. Perché se ci mettiamo a commentare una partita del genere finiamo di la finiamo già subito di commentare. Io sicuramente prendo atto, sicuramente siamo stati, non abbiamo sfruttato l'opportunità di dimostrare che siamo capaci a giocare anche in questo genere di situazioni, questo sicuramente lo possiamo dire. Sappiamo anche molto bene che nel mondo del calcio esistono anche questo genere di situazioni, purtroppo, quindi dobbiamo prenderne atto. In questa roba qua non siamo ancora pronti. Come si fa a preparare una partita così? Cioè, che partita prepari qua? Cioè, cerchi delle superiorità, cerchi delle combinazioni, cosa cerchi? Cacci la palla là, ti fai segno della croce, speriamo di trovare un episodio. La partita la vinci sugli episodi. È stato molto importante invece perché abbiamo pareggiato le ultime partite. E oggi abbiamo fatto tutto per vincere questa partita perché è un derby molto importante e così restiamo sopra in classifica, è molto importante per il gruppo. Io sono molto contento perché ora sono di Aglianese, siamo nero-verde e lottiamo ogni partita per difendere questa maglia. E c'è un pensiero per Borgo perché ha perso la sua mamma e questa partita è per lui. È tutto pronto a Montecatini per edizione 2022 del Trofeo Maestrelli. Questa volta ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento sarà Davide Nicola, attuale allenatore della Salernitana. Queste sono ovviamente immagini dell'ultima edizione dello scorso anno. Ed è proprio grazie all'impresa della scorsa stagione, salvezza dei Salernitani, quando ormai sembravano più che spacciati, che Nicola è riuscito a scrivere il proprio nome in un albo d'oro a dir poco straordinario. Tanto per citare qualche nome, Mazzarri, Trapattoni, Prandelli, Capello, Zaccheroni, Ancelotti e tanti altri big. La scelta è stata fatta dalla commissione tecnica presieduta da Giorgio Perinetti, attuale direttore tecnico del Brescia. Numerosi, come al solito, i premi speciali, fra i quali meritano una menzione, quello attribuito a Giancarlo Antognoni, a Fabiano Parisi, miglior giovane giocatore della Serie A. Il premio intitolato a Tommaso Maestrelli, il tecnico pisano che contribuì alla vittoria del primo scudetto della Lazio. Questo è Perinetti, il responsabile della giuria. La cerimonia finale si svolgerà domani sera alle Panteraie, come al solito sotto l'attenta regia dell'instancabile Enzo Banti. Quello che avete appena visto è Massimo Maestrelli, che è il figlio di Tommaso. Torniamo agli altri risultati di basket che vi dovevamo, la Serie B, la Fabo Aerons Montecatini è stata battuta dalla Libertas Livorno 69-81 al termine di una partita piena di alti e bassi, nel senso che la formazione di coach Barzotti
ha condotto per larghi tratti il match, poi nel finale però ha ceduto alla distanza alla capolista Libertas Livorno, 28-11 per i Labronici. L'ultimo quarto la dice tutta, la dice lunga su il ribaltone subito negli ultimi 10 minuti. Nicola Natali per i rossoblù, 19 punti. Invece ieri sera ha colto un importante e meritato successo la Gema Montecatini, la formazione di coach Massimo Angelucci, che è la prima vittoria da quando, da poco a dire la verità, è stato promosso capo allenatore. Ha battuto Leggio, partita importante anche in chiave salvezza, conducendo le danze in pratica dal primo all'ultimo secondo, rimontando anche passivi in doppia cifra. Alla fine saranno ben 10 gli uomini in maglia rossoblu finiti a referto, con Duranti top scorer a quota 21 punti. È veramente tutto per questa sera, a questo punto. Buonanotte, grazie per averci seguito.